La Lions and Volteramasce sconfitta dal Pala Raiffeisen, ma è pronta già a dare battaglia sabato prossimo al Pala Giorgio Binchi. La gara di andata del primo turno del playout permanenza ha visto cedere i biancorossi di 3 reti all'Eppan solo sul finale con il punteggio di 26 a 23. In terra altotesina è stata una partita combattuta e viva con i padroni di casa sempre avanti e andate a riposo sul 13 ad 11. I ragazzi di Marcello Fonti hanno tirato fuori la grinta, ci hanno provato fino all'ultimo secondo, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Con maggiore attenzione, un pizzico di precisione in più, 4 rigori sbagliati dalla Lions, senza qualche errore di troppo sotto porta, avremmo però raccontato un finale diverso, con una gara incanalata su binari migliori. Bel duello comunque tra i due giocatori stranieri, con l'argentino dell'Eppan Vasquez autore di 9 reti e il brasiliano dei biancorossi De Oliveira da Silva top scorer del match con 10 marcature. Ora testa al ritorno di sabato al Pala Giorgio Binchi alle ore 18:30. Il passivo di 3 reti potrà e dovrà essere ribaltato per proseguire la corsa verso la Serie A unica. Dovremmo essere lucidi e concentrati nell'affrontare la gara, ha dichiarato il capitano Andrea Di Marcello. Non dovremmo farci prendere dalla foga, consci del fatto che in questo gioco 3 reti possono essere recuperate. Ci attendiamo ovviamente la bolgia al Pala Giorgio Binchi. E caricare l'ambiente sarà fondamentale, visto anche l'accoglienza poco edificante con la quale la squadra è stata accolta al Pala Raiffeisen, prosegue Di Marcello. Il riferimento ai cori di discriminazione razziale arrivati dagli spalti del palazzetto contro i biancorossi. Momenti poco edificanti, dicevamo, che sicuramente hanno poco a che fare con questa disciplina sportiva e con lo sport in genere.